Ciao, sono Stefano Gallegari, siamo da Sbanco a Roma e oggi facciamo una bella pizza in teglia, come a casa, nel forno ventilato elettrico. Gli ingredienti sono, per il nostro impasto, 1 litro d'acqua, così come esce dal rubinetto, 1,350 kg di farina, circa un 70% 00, 30% 1 semi-integrale, 25 g di sale, 30 g d'olio extravergine, 20 g di lievito madre e 5 g di lievito di birra essiccato. Andiamo a preparare. Andiamo in contenitore, versiamo l'acqua. Ho detto di rubinetto perché, diciamo, a casa la farina sta a temperatura ambiente, l'acqua esce dal rubinetto, tranne proprio i mesi invernali, non è troppo fredda. Quindi alla fine il risultato finale sarà una temperatura ottimale di 23, 24, 25 gradi. E di solito ci si prende. Quindi, dentro l'acqua, io subito vado a mettere il mio lievito madre, ce l'ho da 15 anni, questo è datato 11 generazioni di panificatori, circa 200 anni che sta in vita. Diciamo, non uso solo lui, uso anche il lievito di birra, che comunque viene da qua dentro. Il mio lievito galleggia, vuol dire che c'è un bel po' di aria dentro. E poi dobbiamo cominciare a mettere la nostra farina. Però, dato che utilizziamo il lievito secco lo mischiamo nella farina, una quantità di 5 grammi. Con l'esperienza ho visto che circa un cucchiaino da caffè pieno di lievito secco sono 5 grammi. E lo mischio bene nella farina. Versiamo la farina, sempre un po' a pioggia, perché dovete sapere che la farina, cadendo così a pioggia, vedete, prende l'aria, si ossigena, e l'ossigeno fa bene alla farina, la rafforza, ma anche perché quando andiamo a impastare è come se si portasse appresso un po' d'aria, quindi viene più soffice. Quando ho messo circa 3/4 della farina, comincio a mischiarla con l'acqua, se abbiamo anche una frusta, una forchetta, come vi pare, facciamo una prima crema iniziale, che renderà meno grumoso tutto il composto. Più noi forza diamo all'impasto e più si innervosisce, quindi quando partiamo da tutta la farina mettiamo l'acqua, all'inizio è duro e più forza do e più quella forza rimane dentro l'impasto. Invece a me piacciono gli impasti soffici, molto morbidi, e allora dare la farina piano piano fa sì che non si innervosisce mai l'impasto. Ora che ho fatto la mia prima cremina iniziale, vado a dare la farina un po' alla volta e la mischio. Anche pochi secondi fanno la differenza. Quindi quando siamo arrivati a una consistenza tale che la forchetta non ce la fa più, andiamo sul tagliere, ci aiutiamo magari con delle spatoline. Questa ciotola poi la riuso perché ci vado a rimettere l'impasto finito. E adesso lo devo lavorare. Arrivato a questo punto, che è ancora molle, ancora da impastare, prima di proseguire prendo il sale, cerco di fare il 2% della farina. Dato che la farina è 1,350 kg, ecco lì che sarebbero 27 grammi. Io so che un cucchiaino, per esperienza, sono 8 grammi, ne metto 3 e sono 24, e poi un pezzettino. E continuiamo ad impastare. Come ultimo ingrediente mettiamo l'olio. L'olio abbiamo detto circa un 30 grammi. Mettiamo i primi 10, facciamo un pochino assorbire. Vedete la mano come rimane bella sporca, perché il nostro impasto oggi va di moda a dire molto idratato, alta idratazione. 20 anni fa c'era alta digeribilità. Però questo è vero, perché l'impasto, quando è bello morbido, è sinonimo anche di leggerezza. Poi non deve essere esagerata, perché il fatto che l'impastatrice rimanga sporca oppure la mano così appicci che strappi ancora un po' è anche sinonimo di non aver incordato troppo l'impasto e di avere la giusta percentuale di umidità. Così comincia ad azzeccare. Lasciamo riposare 10 minuti il nostro impasto così com'è. Ed eccoci qua con il nostro impasto che ci ha atteso bello appiccicoso. Io mi aiuto con le spatole perché, avendo alta idratazione, come dicevo, si appiccica molto le mani. A questo punto, ancora un po' grezzo l'impasto, ma molto umido, lo andiamo a far riposare. Vedete, è rimasto proprio ancora un po' che strappa. Però a me piace così, perché la farina è abbastanza di forza
e non voglio tirare fuori tutto il glutine che me la asciuga, perché prediligo la sofficità. Poi in cottura il glutine farà il suo. Ora il nostro impasto lo cuociamo domani, quindi andiamo in frigo, magari cerchiamo la parte meno fredda del frigorifero e domani, 3 ore prima di fare la pizza, 4 ore prima, lo tiriamo fuori. Dopo 12 ore abbiamo il nostro impasto che è ben cresciuto. Lo andiamo a rovesciare sopra un letto di farina e cerchiamo di staccarla senza troppi traumi. Eccola qua. E andiamo a spianare delicatamente. Io uso sempre una parte del dito e tocco in pochi punti, in quanto mi piace che l'aria che c'è non venga schiacciata tutta, ma rimanga sparsa qui e lì. E poi, una volta che ha più o meno la dimensione della nostra teglia, bene unta, e andiamo ad adagiare togliendo la farina in eccesso. Vedete com'è soffice? Se la tengo troppo si allunga. È molto cedevole. Sotto ho tolto la farina, sopra la soffio. Poi da una parte la facciamo più alta e dall'altra un po' più bassa. Quindi faremo una classica margherita. Abbiamo il nostro pomodoro pelato, passato, con del sale dentro. Usiamo dei pelati biologici che vengono da Angri, vicino Salerno. E questa nostra bella teglia facciamo 3/4 margherita e 1/4 un po' più alta. Facciamo una pizza bianca. Una focaccia, semplice, giusto un po' di sale, come dicevo il sale nel pomodoro già c'è, facciamo qualche buchetto giusto per dare un po' di brio a questa pizza e la mozzarella la mettiamo l'ultimo minuto. Appena spianata una pizza, se la facciamo riposare in teglia, addirittura anche un'ora e mezza, la svolatura sarà quasi da pancarré perché tutte le bolle grosse scoppiano in queste 2 ore in teglia. E ricade tutto e poi piano piano risale e avremo una pizza più omogenea, più a focaccia. Se invece la forniamo subito abbiamo il classico effetto da pizza romana in teglia. Ora dobbiamo andare solo al forno. Abbiamo infornato a 250 gradi, forno termoventilato. E 250 gradi li abbiamo anche nei forni di casa. Se vedo che prendo troppo colore, vado anche ad abbassarlo un po'. Ora aspettiamo che il colore sia bello tostato, brunito. Ho abbassato un po' la temperatura, altrimenti arriviamo troppo presto alla cottura. Magari dentro è ancora umida. Allora, il colore ci soddisfa. Andiamo ad appoggiare. Richiudo il forno. La teglia di ferro, anche se non cuociamo sopra una pietra, diventa incandescente, quindi va a far croccare la parte di sotto, tende a cuocere, mentre l'alluminio lessa non cuoce, qua prende colore anche sotto. Io la stacco e la metto su un'altra teglia, una teglia forata, magari se fosse una griglia anche meglio. L'aria, adesso che la vado a scaldare, passerà anche sotto e me la asciuga bene. Ha una vita lunga se non ce la finiamo subito questa pizza. È buona anche domattina. Questo è un fior di latte che viene dal Casertano, mozzato a mano. Sono palle da 660 grammi, un po' all'antica, e noi li trituriamo. A casa ho un forno che ha le griglie e metto direttamente la pizza sulla griglia, senza niente. Rischio che magari cola qualcosa e si sporca il forno, però l'aria passa direttamente sotto e me la fa fantastica. Comunque anche con questo escamotage va bene. Abbiamo messo la mozzarella alla fine, proprio per lasciarla filamentosa, bella morbida, umida. E quindi quando ci piace all'occhio la togliamo. Comunque per esperienza 2-3 minuti sono sufficienti, anche meno. Ecco la nostra pizza, qualche fogliolino di basilico. Andiamo a tagliare una fetta. Ormai è freddata, si è anche un po' ammorbidita. Noi la serviamo, vedete, bella alveolata, i bordi molto rustica, questa è pizza rustica, fatta in casa, una parte un po' più alta, un po' più bassa, però ha una leggerezza incredibile, non è affatto panosa. Però vi dicevo che ho lasciato una parte bianca, perché? Perché nel mio repertorio di pizza c'è anche il trapizzino, non so se lo conoscete, e quindi abbiamo questo angolo
perché mi diventa una tasca. Ad esempio oggi ho il picchiapò, che è un lesso di manzo, il bollito, ripassato con cipolla e pomodoro, e lo vado a mettere proprio dentro il mio angoletto di pizza bianca, finché c'entra. Questo è il nostro trapizzino, che potete trovare ormai in tutta Italia, oppure se fate la vostra pizza bianca a casa, potete fare i vostri trapizzini col vostro impasto e buon appetito!